Eugenio Vendrame, primo giorno vero, insomma, di Adunata, come sta andando fino adesso? Beh, diciamo sostanzialmente abbastanza bene, è ovviamente una situazione un po' caotica, però mi sembra che pur regnando il caos, diciamo positivamente inteso, nelle strade della città sia un caos bello, positivo. Ovviamente per noi il lavoro è tanto, continuiamo a presidiare per quanto possibile tutti gli accessi alla zona rossa, che tengo sempre a precisare che è un po' la parte più delicata di tutta la situazione. Adesso fra un po' ci sarà lo sfilamento della bandiera di guerra. Diciamo che la Adunata ormai è effettivamente iniziata, soprattutto diciamo, ecco, siamo solo all'inizio, anche perché come presenze domani probabilmente si raddoppieranno, triplicheranno, quindi ecco, diciamo, però siamo pronti, la sala operativa, quella, il centro di coordinamento della Adunata in regione sta funzionando bene, abbiamo ricevuto molte telefonate, però insomma si è cercato di dare seguito un po' a tutte, tenere la situazione tranquilla ma assolutamente sotto controllo. Avete riscontrato dei disagi, dei problemi particolari fino ad adesso? Il piano di viabilità, il piano trasporti pubblici sta funzionando? Secondo me sta funzionando bene, ovviamente la viabilità, come già era stato detto, sta cercando di dare meno problemi possibile alla popolazione. Diciamo, alcuni dicono si sta girando fin troppo, ma in realtà voglio dire, noi abbiamo cercato di mantenere quanto più possibile aperta la città, proprio per renderla vivibile, fruibile, visto che ancora oggi è una giornata che molti uffici erano aperti. Ovviamente domani un po' la situazione cambia, anche perché poi fisicamente riteniamo che ci saranno tante persone che frequenteranno le nostre vie, che quindi insomma ovviamente diventerà quasi impossibile circolare, però come ho detto tante volte questa è una festa, usiamo i mezzi pubblici hanno libera circolazione, sono gratuiti, sono stati incrementati, anche chi viene da fuori l'Aquila può utilizzare anche i treni, pullman e quant'altro, per cui voglio dire, ripeto, penso che proprio sia questi ultimi due giorni, questi due giorni di Adunata ulteriori sono due giorni da vivere per bene.